Buongiorno, grandissimo ritardo. Sono andato, vi racconto perché, sono andato a Montechiaro perché ho detto che vi voglio portare lì e ci saprei com'è la situazione. Guardate, Montechiaro è fantastico. Quando vi porterò a fare questo giro con me lì, vi farò arrecreare sicuramente. Ormai l'orto, la natura è proprio in esplosione. È una cosa spettacolare. Bene. Allora, oggi teniamo non so che cosine simpatiche, 4-5, buon primo maggio, scusatemi a tutti, e incominciamo a fare, allora, carciofi, questi vengono da Montechiaro, li ho fatti stamattina, mancano un'ora fa, vabbè, carciofi, togliamo questo così vi lascio spazio per vedere. Salutiamo Eisilen, Domenico Guadagni, Bianca ciao. Spirito che si era preoccupata. Ciao Bianca, ciao Domenico, ciao Edi. Forse che l'altro non è Esilen, Esilen? Sì. Sì, ok. Poi c'è buongiorno a tutti. Francesco, Cristian, Silvio. Francesco, Silvio, Cristian, un abbraccio a tutti. Eppure Francesco Napolitano, che dice sei stancato un braccio. Mi raccomando, tu devi essere sempre presente, non fa preoccupare. Buongiorno, un grande abbraccio, Francesco. Allora, padella con un filo d'olio. La facciamo andare bella, eh? Pigliamo due cipolline tagliate già, queste sono sempre che le da ieri, vedete? Mettiamo andare lentamente. Ma il periodo dei carciofi, per questo approfittate di fare queste cose. Poi più in là vi faccio vedere pure come fare la conserva dei carciofi, come conservarli così ce li teniamo belli. Chi ha la possibilità di acquistare carciofini o ha pure carciofi in più, vi faccio vedere come mi fa queste cose. Vabbè. Intanto salutiamo Giancarlo De Maio, Carmine Ceparano, Giuseppe D'Antuono. Ciao Carmine, ciao Giuseppe, buongiorno a te. C'è il nostro Giacco che per noi ormai è Giacco. Ciao Giacco, buongiorno. Intanto te ne cagnato uno. Pasquale Manzo dice, chef buongiorno, io stamattina buongiorno. Alle 9 ero pronto con le cipolle e poi mi accorgo che è venerdì. Vabbè, chi ha preparato le cipolle che è già tagliato come Pasquale, le ha già tagliate, mettetele ben chiuse con un po' di pellicole, le potete lasciare in frigo. Mi raccomando, metteteci la pellicola, altrimenti dai tutto cosa in un frigorifero. Una giornata lì sarò preso tutte le cipolle. C'è Laura Esposito, Maria Buonocore. Ciao Laura, che ci salutano. Maria. Non ho capito se. Laura e Maria? Sì. E oggi il nostro carissimo Giuseppe D'Antuono compie 47 anni. Wow, Giuseppe, buongiorno a te e tanti carissimi auguri. 47 anni, quasi mi è arrivato, Giuseppe. Altri 3-4 anni, ecco lui, e più. Io ne ho 55, quasi 55, vero? Quasi 55. C'è zia Fiorinda, Capferrat con Luigi Buonocore sempre presente. Ciao zia Fiorinda, ciao Luigi, buongiorno. Giuseppe Balestrino e Carlo Olivari, buon primo maggio con la botta. Buongiorno Carlo, buongiorno Giuseppe, buon primo maggio a voi. Vabbè, la cipollina sta andando bella bella. Vediamo pure questi qua. Alice. Guardate, questi se potessero mangiare in mano, come le mele, questi carciofi, sono veramente eccezionali. Vabbè. Alice Victim Design dice, si lavora anche oggi, primo maggio. Auguri a tutti i lavoratori. Ciao Alice, certo. Tagliamo i carciofi, li tagliamo a Julien. Eccoli qua. E li andiamo a mettere nella padella con il cipollotto che sta rosolando. Giusy Giordano, Maria Rosaria Nappa da Napoli e Santo dalla Scozia ci salutano. Ciao Santo, ciao Giusy e ciao Maria Rosaria, buongiorno a tutti. Raffaele Ruggero, buongiorno alla truppo e Lina Albino. Ciao Lina, buongiorno. Raffaele, buongiorno a te. Arai, che si dice? Tutto a posto? Eccoli qua, li tagliate alla Julienne in modo molto grossolano, non vi preoccupate. Luciano Capuano dal Brasile, Romolo da New York. Ciao Luciano, buongiorno Romolo. Orazio. Ciao Orazio, buongiorno anche a te. Ecco qua, puliamo. Mettiamo questo.
C'è Michele che ci saluta. Facciamo una pulitina al nostro tagliere. Ecco. Michele Manganaro che saluta te e la pasticciona Rossella. Buongiorno. Ario rimasto a Don Salvatore. Ormai Don Salvatore ci ha tradito. Non ci ha dato lui il suo ok per la sua famigerata crema. Non lo sento da giorni. Eccolo qua, è appena arrivato anche Don Salvatore. Buongiorno. Don Salvatore è arrivato. Buongiorno. Buon primo maggio a tutti i lavoratori. È un piacere, Don Salvatore. Buon primo maggio, soprattutto a voi che avete fatto una vita di stenti e lavoro e sacrifici. Per questo, chi più di voi non dovrebbe festeggiare il primo maggio, Don Salvatore. Allora, mettiamo un po' sulla cicca. Facciamo così. Dato che io vado matto per queste padelle, pentole e tutto, la faccio qua dentro questa preparazione. Allora, ungo un po' la pentola e ci passo le mani ungendole ben bene di olio. Poi lo fate giustamente in un ruoto. Quando avrete se avete dei gami in rame e tutto, li fate anche qua. Date che non lo tenevo a disposizione, mi piace farvelo vedere nel rame, che è un elemento che a me piace assai. Lo andiamo a infarinare, a spolverare di pane grattugiato. Scusatemi, vedete? Intanto c'è Roy Simonetti, ecco, dice che chiede se la cipolla rossa di Tropea può andare bene per la genovese. Roy, non sarebbe tanto indicata. Va bene, comunque, però ti viene sicuramente più scura. Eccolo qua, vedete? Bello pronto che è. Mettiamo sempre sotto. C'è Sauro che ci saluta, Carmine Buonocore. Ciao Carmine, buongiorno a te Sauro, benvenuto. Giorgio Lanza. Ciao Giorgio. C'è Giusi che ci saluta, la cuginetta. Buon primo maggio, chef. Ciao Giusi, buon primo maggio pure a te. Mi raccomando, fate l'assaggio. Allora, qua abbiamo patate schiacciate, le ho preparate già, altrimenti non ce ne usciamo più. Patate schiacciate. Rossella Frevola ci saluta. Buongiorno Rossella. Buongiorno a voi che lavorate sempre. Luisa Zazza dice: ma oggi non dovevate essere a riposo? Ah, guarda, ma lui che non riposiamo mai. E poi come facciamo senza te? Lui ci abbandona, mo ci abbandona. Allora, patate bollite. Le ho condite con sale, pepe, parmigiano. Eccolo qua, andiamo a fare questa sorta di... Guardate quanto è bello, già questa patata andrebbe mangiata a morti. Abbassiamo qua, ci aggiungiamo un poco d'olio. C'è Pina Molinaro, dice: ma i carciofi sono senza lavare? Come senza lavare? Ne abbiamo preso solo il cuore, Pina. Allora vengono sciacquati all'esterno, ma poi viene preso solo il cuore. Tutte le verdure vengono lavate comunque, anche se vengono dalla campagna, dalla nostra campagna, per questo sappiamo che cose vengono lavate. Però il carciofo tu comunque ne vai a recuperare l'anima centrale e il midollo del gambo. Per questo Sofia di 6 anni ci sta seguendo. Ciao Sofia, buongiorno. Allora, guardate questo piatto, perché chi so come ve lo fate, facete il buco in terra. Aggiungiamo un goccio d'acqua, eccolo qua, lasciamo questo qua, mettiamo un goccio d'acqua. Mi hanno detto che proprio qua saranno pure i barbieri. Speriamo bene che ci facciamo una bella posata. Allora, eccolo qua. Allora signori, vi spiego bene com'è, carissimi amici miei. Questo qua è sale, olio, come piace a me, sale, olio, pepe, e vi mangiate una cosa buonissima. Questo qua c'è un piatto, pensate, questo con un bel pezzo di tonno sott'olio, vi fate un piatto da re. Per fare questo flan potremmo arricchirlo con burro sciolto, caricandolo bello di più grasso, burro, uova, tutte queste cose qua.
Io lo preferisco molto, molto più leggero, perché poi alla fine comunque si carica di sapore. Gennaro Del Gaudio ci saluta. Gigliola dice: i macellai di Vico sono impazziti dopo il kebab napoletano a dissossare polli. Gigliola, dimmi la verità, è troppo buono. È pure da parlare, ma quello è buonissimo. Io non ho mai parlato di piadina, perché quello non è una piadina. La potremmo chiamare una pitta, che è un pane arabo, ma neanche un pane greco, né niente. Allora, come sapete, io ricerco sempre quella che è la mia grande tradizione, e quella è una cosa che faceva e fa sempre mia mamma. Spessissimo lo faceva su questa specie di pane. Quando non c'era pane, ce lo metteva a tavola per mangiarci, per accompagnarlo con qualsiasi cosa. Io ho pensato di farla ancora più sottile per fare questa cosa così, che è proprio buona. Poi può piacere, non può piacere, ma noi non potevamo piacere a tutto quanto, e ce ne facciamo una ragione e passiamo avanti. Allora, andiamo avanti. Non ci puoi dirmi in chiacchiere, sennò qualcosa finisce. Cosa fa su assare? Giuseppe Balestrino dice: oggi arriviamo a 1001 notte. Oggi lo facciamo i mortali. È la festa dei lavoratori, cioè mi aspetta pure di mortali. Allora, bella tritata di prezzemolo, bello grossolano. C'è Michael che dice: come faccio a avere il vostro libro? Sono andato in libreria, ma purtroppo dicono che non è più ordinabile. Allora, sì, è possibile acquistarlo anche sul sito del Gambero Rosso. Allora, vieni qua. Sì. Avvicinati qua, facciamo vedere il nostro, diciamo, strato di patate. I carciofi, avete visto quanto tempo sono stati a cucinare? 2-3 minuti. Mi raccomando, con cipolla, olio. Eccolo qua. Già comincia a pigliare forma, è una bomba atomica. Guardate qua. Chi piacciono i carciofi, voi fate questo, poi lo preparate, sistemate e poi lo farete. Lo mettete in forno una mezz'oretta, 40 minuti. Quando siete tutti a tavola, e così voi mangiate, grazie a Dio, anche chi lo prepara, non solo chi mangia, chi guarda e chi fatica. Anzi, prendiamo un poco di fior di latte asciutto, mi raccomando. Intanto Giampiero Formicola ci saluta, grazie per la vostra quotidiana presenza, e salutiamo la carissima Francesca Schiavone. Ciao Francesca, ciao. Scusa, prima di Francesca non ricordo come purtroppo non riesco più Scusa, vabbè, scusate, ma spiegare, cercare di spiegarvi tutti i passaggi, può sfuggire qualche nome, mi dispiace. Qualche saluto, sì. Allora, andiamo a coprire con il nostro fior di latte. Intanto Enzo Santini chiede: chef, le patate si possono cuocere anche nel microonde? Sì, sì. Massima potenza, tutte quante avvolte in carta pellicola. Io non l'ho fatto vedere perché mi piace un metodo tradizionale. Eccola qua, è pronta. Adesso accendiamo un attimo il forno, allora, mentre lo completo. A quanto lo mettiamo? 170, lo spolveriamo con un poco di parmigiano. Lo file uoglie. Se avete più patate, ma a me in una puntata del Gambero l'ho fatto vedere la puntata di Pasqua l'ho fatto vedere con un doppio strato di patate. Potete lasciare, fare come l'ho fatto, e sopra coprirlo con le patate insieme a un gattò, poi rifinirlo con pane grattugiato, fiocchi di burro, un poco di parmigiano e infornato. Io l'ho voluto fare così per una versione un poco più leggera. Lo mettiamo a 160 gradi più o meno e lo teniamo, ma vediamo, perché i nostri forni sono molto più potenti di quelli che avete in casa. Questo qua penso sui 20 minuti sarà pronto. Appena pronto lo inforniamo, lo mettilo qua. Sì. Okay. Intanto Dario Chianese dice: chef, un consiglio per recuperare gli scarti dei carciofi: si potrebbero essiccare le foglie e passare al mixer per fare una sorta di brodo? Sì, sì, allora per i carciofi ne puoi fare un infuso, puoi fare una ricerca, perché se ne fa un infuso che fa molto bene alla digestione. E con le foglie si può fare anche un liquore. Poi, se hai pazienza, tutti gli scarti, si fa la prima sbollentata, poi si buttano, e la seconda sbollentata che vai a fare, li cuoci, li frulli in un buon robot potente, li passa a setaccia e ne ricavi polpa comunque.
Allora, stocca fisso. Guardate quante belle sono, sì. Togliete la pelle, la pelle, questo è uno spizio che fate dal pescatore, per questo non vi create problemi. Togliete la pelle, eccola qua, che si fanno la mia, eccoli qua, e le andiamo a lessare acqua bollente e centimare. Molto semplice, un'altra cosa buonissima, questa qua la butto, ma noi da questa la sbollentiamo. Allora, viene pulita per bene dalla pelle, dalla carne, tutte le briciole di carne, poi viene leggermente sbollentata, poi disidratata a 40-50 gradi, più o meno sui 50 gradi, fin quando non diventa carta pesta, come carta pesta, e poi viene soffiata in olio alto, in olio ad alta temperatura, e diventano tipo delle cialde di pelle di stoccafisso, di baccalà, che sono buonissime. Oppure da questo potete fare un brodo di stoccafisso, che adesso mi metto qua perché questo non la butto, che in questi giorni faremo qualcosa. Intanto okay. Mario Maiello chiede se è possibile fare questo flan, insomma, con gli asparagi invece dei carciofi. Come no, figurati, viene eccezionale. Tu fai così, Mario, metti con i gambi, fai quello che ho fatto io con i carciofi, e le punte, quando si servi tutte, ce le metti intere, crude e in forno, perché la punta ti deve rimanere quasi cruda. Fai una punta. Scusatemi, mi lavo le mani. Eccolo qua. Facciamo una festa bella pulita sul nostro tavolo da lavoro, che è veramente fantastico. Roberto, fai questi taglieri che sono eccezionali, ti devo fare i complimenti, veramente sono troppo belle. Allora, lo stoccafisso l'ho messo a cuocere, queste sono delle piccole carotine, vedete, tutte storte, scalzate, corte, piatte, tutte malformate. Luigi Rutrario dice: le mani nella terra, lo sguardo al mare e le bombe nella bocca. Sì, sì, a me questi sono gli elementi miei, Luigi. Luca Fiorentino da Sorrento, e ancora Gaetano Ferraraccio, ciao, che Luca, ci saluta. Ciao Gaetano. Buon primo Buongiorno maggio. Buongiorno a tutti. Allora, e l'uno è andato, e noi con lo stoccafisso facciamo due bellissime cose. Poi, eccole qua. Ora vi faccio vedere una cosa che è una bomba atomica. Velocissima, da fare in questo periodo, solo in questo periodo. Sotto suggerimento della mia carissima amica, nonché consigliere, Teresa De Masi, gennarino.org. Pesto di fave, questo qua è una bomba, veramente una bomba atomica. Ora lo prepariamo, poi questi giorni faremo qualcosa. Ma voglio solo farvelo vedere in 1000 utilizzi. Poi faccio vedere che ne facciamo su questo. Allora, fave, se sono grandi ne togliete la pellicina, se sono piccole ce la potete lasciare. Io comunque la tolgo grande e piccola, perché la pellicina mi porta, non mi piace, e c'è. Piero Ingianna chiede se in questo sformato ci può mettere un po' della anduia. Wow. Secondo te ci sta bene? Pietro, logo fai un buco in terra, che se lo vuoi, se ne è una fogliatura a te, se metti l'anduia. L'anduia, vabbè, se si fa una ricerca sulla rete, dagli ultimi 10 anni in poi, iniziamo a vedere chi è che ha iniziato a parlare dell'anduia in modo così, come dire, deciso, imponente. L'anduia la metto pure un caffè, perché mi piace troppo assaggio, buonissimo. Anzi, mi devo organizzare, devo fare qualche altro piatto con l'anduia. Raffaele Napoli dice: stamattina mia moglie mi ha detto: Rafa, ma che resta barb su jeans e sta camisa Young? Ho risposto: zitta, chissà poi walk, divisa sociale indossata, putimma cumgia. Ciao Raffaele, ti ringrazio veramente tanto. Grazie. Allora, fave, questa è tutta occhio, 2-3 foglioline di menta se ce l'avete, olio extravergine, ciobò, per questo non vi preoccupate, mettete, e non vi preoccupate che non lo gittate, mettete l'olio e
eccolo qua. Poi un bel cucchiaio. C'è Pippo Federico, dice che di pecorino. Sei spento sotto lo stock. No, no, sta cuocendo, sta bollendo. Parmigiano e pecorino, un poco di pepe. Teresa, mi raccomando, se sei collegato non puoi fare una cazziata. No, perché Teresa, ti ripeto, Teresa De Mare è una mignola che non avete idea. Allora, andiamo a frullare. Scusate, scusate, ecco. Il sale non l'ho messo. E voi non lo mettete il sale, poi lo metterete dopo aver emulsionato tutto, perché aggiungendo pecorino, parmigiano e tutto, rischiate di farlo salato. Poi, una volta che ti fate il suo pizzica, guardate qua. Davide chiede se sono crude le fave. Non ho capito. Se sono crude, crude le fave. Crude, crude senza pelle, Davide. Questa è una cosa bella, perché dato che noi teniamo tutto il tempo che vogliamo a casa, vi potete togliere lo sfizio di farlo, perché è il momento giusto per le fave, ma soprattutto è un momento per l'ave scite. Quella è la cosa più complicata. Io tengo la fortuna che tengo la grande nonna e credo che ci lunga, è la macchina da guerra, per questo finisce lì. Abbiamo un attimo il tagliere, è la fissazione sul tagliere, eccolo qua. Vedete? Ancora abbiamo Piero? Fatto un pesto alle fave fantastico. Può venire anche un poco più solido, ma io lo preferisco così e lo metto da parte. Ve lo lascio solo da far vedere, perché poi in questo ho qualcosa di molto simpatico con questo pesto. Ma l'ho solo preparato perché sono arrivate le fave e non volevo perdere neanche un goccio di freschezza di questa cosa. Eccolo qua. Sì, intanto Piero dice: appena riesco ad andare in Calabria da mia mamma, la prendo e te la porto l'anduia. Ah, grazie, guarda, grandissimo regalo. A me, veramente, per me l'anduia è uno dei grandi, tra i grandi salumi italiani. Giuseppe De Masi, il fratello di Teresa, conferma che è molto pignola. Giuseppe, meno male che compri. C'è Luisa Zazza che chiede: dove è possibile acquistare questo tagliere? I taglieri di Roberto, eccolo qua, il primo piatto. Ho girato la telecamera. Pesto. Ho girato la telecamera. Ah, mi visto quando si bellilla, femmina, amica, eccolo qua. Ok. C'è Saverina De Angelis, dice: scusa Rossella, si può fare anche con i piselli questo pesto? Certo. E Davide chiede se si può mettere del basilico invece della menta. Sì, sì, puoi mettere anche il basilico, non ci sono tanti problemi. Anche se io la punta di menta nella fava ce la vedo in modo molto interessante. Vabbè, però ce la può mettere, non succede niente. Eccolo qua, avevo perso l'aglio. Allora, pizzico d'aglio, trovo giusto qualche fettina, questa pentola, olio, eccolo qua, lo facciamo partire con calma. Ecco qua la cucchiarella, l'arma segreta, mi raccomando. Ma attenzione, non piglia cazziato con salma segreta, eccola qua. Un pizzico di peperoncino. Camillo Fontana, buongiorno Rosy da Bologna. Devi dire allo chef Peppe che 1000 follower per la diretta non li ha nemmeno il Papa. Grazie Camillo, ti ringrazio veramente tanto. Allora, facciamo soffriggere aglio e olio e andiamo a mettere olive e capperi. Questa è un'altra cosa che io sono fissato. Questo veramente sono i grandi sapori del Mediterraneo. Per questo, in tante preparazioni, in più e meno, ci stanno a finire. Alessandro Perinozzi dice: buongiorno da Cagliari, maestro. Quando la vedo mi illumino d'immenso. Grazie, ti ringrazio Alessandro. Sono troppo bene. Grazie mille.
mi fate felice quando dite queste cose, perché ripeto, è bellissimo condividere con voi questa cosa, e vi confesso che anche per me è diventato un appuntamento quasi irrinunciabile. Per questo grazie per la stima. Poi spero che mettete in atto tutte queste cosine, perché veramente portate gioia alla vostra tavola sicuramente. Emanuele Caporato dice: lo scettro del maestro non si tocca, cucchiarella. Non si muove. Vabbè, i barcalà che abbiamo fatto ieri, vi ricordate? Eccolo qua. Due pezzi, li ho tolti dalla nonna perché sennò si mangiava tutto l'uso. Li ho sequestrati prima che abbiamo venuto in mano la nonna, altrimenti sarebbe stata la fine. E andiamo a dare vita nata oda su baccalà. E che ci potremmo fare con questo baccalà? Una fresina, una linguina, una vermicella, una paccala, un rigatone, un occhio di lupo. Qualsiasi cosa ci mettete, cadete, fare un buco in terra. Veramente fare un buco in terra. Però io ho pensato una cosa molto più simpatica. Che vi dico, andate un po'. Ecco, allora, la mettiamo da parte questa salsetta, poi vi dico cosa faccio. Saverina non ha capito se può fare il pesto con i piselli, quindi le rispondiamo di sì. Ancora se può fare il pesto con i piselli, sicuramente viene buono. Allora, il pesto con i piselli l'ho fatto e mi piace pure come è venuto. Il problema è che io ho fatto togliere le pelli dai piselli, come la faccio fare con le fave. Si tiene sta pazienza, fai un super pesto con i piselli, altrimenti anche con la pellicina non succede niente. Ma è una mia fissazione il fatto delle pelli. C'è Massimo da Boston e ancora Emanuele dice: siamo una famiglia immensa, più ciao di Massimo. Mille. Buongiorno Emanuele, mille. Sì. Siete grandi, grazie, veramente grazie tante. Vi ringrazio perché da svariate parti del mondo arrivano i vostri messaggi, e questa è una cosa che mi fa scivazzi. Per la contentezza, tutti i nostri concittadini, connazionali che vivono nei posti più svariati del mondo sentono la mancanza della loro terra, soprattutto in questi periodi, e essere di piccolo aiuto, solo perché ci fa sentire una voce che parla italiana, diciamo italiana, una voce che una lingua che loro gli è familiare, qualche prodotto che per loro è familiare, già che secondo me è troppo assai. Ok. Allora, nell'acqua del baccalà, dello stocco, ci mettiamo un poco di sale, pochissimo, e vado a mettere giù il riso, un riso carnaroli. Vedete, c'è lo bollo dentro, lo metto a bollire, bello con calma. Lasciamo che facciamo. Nel frattempo Michelangelo ci saluta da Ischia, sei sempre il numero uno, presto arriva la pipernia. Ciao Michelangelo, ti ringrazio un bacione al piccolo, grazie, un bacione al tuo cucciolo. Allora, stocca fissa, vedete, fate sempre attenzione se ci sta qualche spin, lo andate a rompere, ecco qua. Io quando non ce la faccio a rimettere, scusatemi, ma io preferisco che non cucino, perché chi le guanda mi sembra di essere in una sala operatoria e non riesco a tenerli. Per questo o attrezzi o mani. A proposito di sala operatoria, noi dobbiamo veramente fare i nostri più grandi complimenti, il nostro chapeau veramente deve andare a queste persone, medici, infermiere, tutta la baradan, che stanno facendo questa grande lotta con questo mostro invisibile, ed è gente che a volte non si sente, non si vede, e rischiano la vita per noi. Allora io gli faccio i miei più grandi complimenti, perché veramente siete eccezionali. Intanto Francesco Marchitelli dice: dove ci metterai tutti insieme mo che veniamo a trovarti? Non preoccupare Francesco, spazio esce, cioè ci stiamo organizzando. Viga Rus. Allora, le carote, questo è un baby piccolo ma non ci stanno problemi. Sedano, guardate che questa è una pianta di sedano naturale, naturale vuol dire presa, guardate, questa è una pianta di terra.
sedano. La mettiamo qua, questo lo voglio spostare. C'è Angela, la campionista, e anche Elena, che hanno avuto la stessa idea, ovvero con questo pesto di fave condirci la pizza domani, con l'aggiunta, dice Angela, della pancetta nostrana. E ancora Giovanni Sorrentino dice: per piacere chiedi a Peppe se le pellicine di fave e piselli non le butta o le riusa. No, le uso sempre per fare brodo, cerco sempre di sfruttarlo quanto più è possibile. Allora, mettiamo un altro poco di stoccafisso, eccolo qua. Cinzia Amorosi dice: se noi siamo i 1000, tu Peppe sei Garibaldi. Eccolo qua, guardate che cos'è questa insalata. Intanto in molti, anche Gianvito chiede lo spaghetto con le zucchine. Olive, dovete, carissimi amici, aspettare, penso almeno un'altra decina di giorni. E vi farò la sorpresa che vi faccio in cucina che sono, e lo faremo ad alto livello. Allora, avete visto che è uscita questa insalata? Michele Cardenio chiede: ma il flan che fine ha fatto? Sì. È nel forno, il flan che fine ha fatto? Il flan, sì, hai ragione, ma quanti minuti ci hai messo? Ne ho messi 20 e ne mancano ancora 5. Vediamo il colore con me, scusi, vedi? La mozzarella si è... Guardate un poco che cos'è, la mettiamo in un lato. Guardate che cos'è. Yeah. Nel frattempo io inquadro questo, tu puoi controllare. Sì, yeah, per favore, per piacere, lui mi dà ricerche di chiesto. Se non è una bomba atomica, se non possiamo dire, porti a guardate qua. Pomodorini se li tenete, carotina, olive, sedano abbondante, ma mangiando un'insalata di stoccafisso, questa è una dieta eccezionale. Mi mangiate un piatto di questo, vi consolate la pancia, lo stomaco e l'anima. E pure la capa, perché state senza scrupolo, fidatevi. Allora, se vuoi controllare il flan, io intanto leggo il messaggio di Giuseppe Balestrino. Dice: mia figlia mi ha chiesto se quando verremo a trovarvi potremo farci una foto con voi. Gli ho risposto: azza, fotografia la ma mettere in capoletto. Giuseppe, figurati, è solo un grande piacere. Guardate qua, carissimi amici greca. Questo qua fa un buco in terra che veramente c'è un grattacielo. Guardate qua, è spettacolare. Dopo vi faccio vedere, ma poi facciamo riposare un poco, però guardate qua, guardate. Non ci sono uova, per questo è leggero, più noi, guardate qua. Non sai, guarda. Apare, porti il logo qui. Antonio Raia ci saluta dalla Germania, dice: un onore e un piacere seguire le sue lezioni di cucina, le fa onore proporre nuove ricette tutti i giorni, complimenti e continua sempre così. Grazie mille. Allora aggiungiamo un poco d'acqua di acqua calda al nostro baccalà. Nel frattempo controlliamo. Ci saluta Nunzia Vitelli da Pompei. E ciao, Domenico Nunzia. Pagano, siete insuperabili, siete l'orgoglio della nostra terra. Grazie Domenico, buongiorno Nunzia, ciao. Pompei qua vicino, città fantastica, con posti straordinari. C'è stata solo l'ambazzigore che teniamo in Italia. Per questo, quando vengono veramente dovrebbero pagare il biglietto per atterrare in Italia, perché dove vai? Vai dalle Alpi alla Sicilia. Teniamo un museo a cielo aperto che non è uguale nel mondo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, vi dicevo, il baccalà, aglio, olio, peperoncino, olive, capperi, i residui del baccalà, mischiato potente, pasta mista potente, 10 formati di pasta tra le più grezze, più ruvide, rustiche. Guardate qua quanto sono belle. Mettiamo giù e facciamo una cosa che... Belia chiede più o meno il baccalà quanto deve cuocere. Per fare un buco in terra nell'occhio che non riesce più. Il baccalà, lo sto capendo, fin quando inizia a sfogliarsi. Però non devi aspettare che si sfoglia totalmente, altrimenti si scuoce. A me piace sempre che le consistenze devono essere abbastanza croccantine. Quando inizia a sfogliare, vuol dire che quello il baccalà qua... Eccolo qua, adesso vieni qua. Sì. Il baccalà
vedete, tutte sfoglie. Quando inizia ad allargarsi la sfoglia, ma non è totalmente staccata, va bene. C'è Maria De Risi che dice: come vedi questo pesto come letto su cui adagiare lo stoccafisso? È straordinario, ma io ci stavo arrivando perché il prossimo piatto con l'altro stoccafisso lo faccio pure con un poco di pesto. Aggiungiamo. E ancora Salvatore Cerciello che chiede: dove ci troviamo con il ristorante? Siamo a Vico Equense, Salvatore. Vico Equense, Donna Rosa è a 1 chilometro dal centro di Vico. Villa Rosa, la casa di Lella, invece è... guardate, ma questo pesto è una bomba atomica. Io un poco lo uso perché volevo farvi vedere questa cosa, per questo l'avevo messo da parte, e un poco lo facciamo in questi giorni. Intanto salutiamo Rosario Calate che dice che... Ciao Rosario. Purtroppo non lo rispondiamo mai ai saluti. No, ma Rosa, come mai? Ciao, buongiorno. Ci saluta da Castiglione del Lago. Ciao Rosario, un carissimo saluto a te e tutti i tuoi concittadini. Grazie per essere qui e scusaci. Allora, il pesto di fave fresche. Un bel pezzettino di stoccafisso. Mettiamo qua. Eccolo qua. Giravole, dai, che sarà un antipastino bello, leggero. Aspettatemi un attimo. Alberto Colella intanto dice: io penserei ad una serie TV su Netflix, Chef Peppe che ci guida, la guarderei per ore e ore. Un abbraccio. Alberto, guarda, fai la segnalazione a Netflix, proponi che ti posso... confidare che il regista di Chef Table su Netflix, la serie che è su Netflix, è stata due volte da me e penso che gli sono pure piaciuto. Chissà, mai dire mai nella vita. Domenico Pagano dice: vorrei fare una domanda allo chef, che Domenico. Giocatore di calcio era? Io che mi importa, Domenico. Mi chiamavano Schumacher, famosissimo portiere della nazionale tedesca degli anni 70-80. Eccolo qua. Allora, questo qua ci possiamo mettere un bellissimo filo d'olio. Guardate che adesso piatto, le fave ci stanno benissimo. Questo gram. Intanto Alessandro Piscitelli dice: chef, ti devi fare le camicie con il numero 10 dietro. E Alfonso Trisante dice: chef, vederla cucinare è una poesia di emozione. Grazie, grazie mille. Michela Guida ci saluta, dice: ormai siete diventati la mia ossessione. Ecco qua, una spolverata, guardate quanto è bello, cagne. E questa ancora. È una farina di peperone crusco, peperone di Senise. Oggi non riesco. Fai benissimo, mi fa piacere che ti vedono. Oggi non riesco. Fai benissimo. Allora, questo qua è una farina di peperone crusco che facciamo noi, ma lo potete acquistare sicuramente. Se avete problemi ci potete mettere un pizzico di paprika dolce. È una fine romun, bellissimo, sano, leggero. Per le nostre amiche vegane e vegetariane, invece... Che mangiate senza la mozzarella, fate solo patate, olio e sale, carciofi saltati e infornate per chi è vegano, ed è buonissima lo stesso, mi raccomando. E alla fine un filo d'olio in più sopra, vegetariane va bene, per le vegane anche questa qua. Vedete? Un bel crostino con questo, oppure quello che faremo la prossima volta, lo potete usare sicuramente pure voi. Intanto Giuseppe dice: chef, buongiorno. È una bomba e Facebook in terra, sono riuscito a tradurlo e spiegarlo in francese, ma par portier la vedo difficile. No, faccelo capire pure. Quanta volta arrivi da centro, cambio portiere, guarda, moccano picchi. Giuseppe, spiegacelo così. Intanto chiedono la marca di questi piatti.
Che poi è lo stesso, cambia solo la colorazione, sia il nero sì, che sì, questo sono, grigio. Non ricordo mai come si chiama. Comunque sono vari piatti, io sono fissato per i piatti. Guardate questi pure quando sono belli. Guardate questi, questi qua li facciamo fare sempre per noi. Questo qua, questa serie qua mi piace moltissimo perché è un piano che può essere anche fondo, perché qua ci potete mettere pure una minestra che si raffredda prima, che non lo cucite troppo assai se è troppo alto, ma può essere, è perfettamente utilizzabile per i secondi, può essere utilizzato per un dessert, può essere utilizzato per antipasti, cibo cucchisse, facciamo tutta la serie di piatti. Ma quello che tiene di bello è che è tutto stort, i piatti di una volta, vedete? Tutto fatto a mano, tutto sbeccato e tutto. Questi sono nuovi. C'è Paolo D'Amato, dice, chef, allora paravi le bombe. Paravi le bombe. Sì, sì, paravi le bombe, ma le mie prime pallonate. Allora, vediamo questo che siamo con il viso. Salutiamo Milena Mozzillo. Allora, il viso buonissimo. Mettiamo il sale, avete visto il stock che abbiamo fatto con quel pezzo di stocca fissi, il baccalà e lo stock che era rimasto. Lo frantumiamo con le mani, lo frullate, eccolo qua, e a schegge lo andiamo a inserire nel nostro riso. Salutiamo Gabriella Natale. Buongiorno Gabriella, ciao, buongiorno. E Gaetano Pagano dice i profumi arrivano fino a Prato. Grazie Gaetano. Alessandro Crassa dice, chef, sul baccalà che dice? Un po' di zest di limone. Benissimo, ci sta benissimo. Brava, una bella idea. Ci sta buono. Ciao Edoardo, ciao Edo. Edoardo, buongiorno. Sei arrivato, ecco qua, ci mettiamo una foglia di menta. Questo potrebbe essere uno dei piatti che potrei servire sicuramente nel menù dove c'è la stella Michelin di Nonna Rosa. Con qualche altra piccola accortezza si potrebbe fare un bellissimo piatto. Edoardo, tutto bene? Viene il muto fino a mo'. E mi fate calma. Ah, voi fate sì, fate calma, per questo hai ragione, devi festeggiare tu. Edoardo, tu sei Italia e cuore a Don Salvatore. C'è Giuseppe Balestrino che dice oggi è festa, prolunghiamo la diretta perché sta quasi venuto. Giuseppe, sì, guardate, mi dovete credere, ma veramente mi dà credere sulla parola. Questo sarà uno dei piatti più copiati della storia della cucina, non voglio essere presuntuoso. Chi fa questo lavoro e ci sta seguendo non può non metterlo in carta, trattorie, osterie, perché è una cosa esagerata. Questa non è una bomba atomica, questa è qualcosa di più, non lo so dire neanche io che cos'è. Guardate, è di un sapore, di una bontà, è una cosa esagerata. Guardate qua, guardate, allora dico bravi baccalà, facete tutto quello che dà col baccalà, quello che vi rimane sotto la teglia lo conservate. Se non rimane il baccalà e rimane solo tutti i ritagli, i ritagli, i residui, metteteli da parte. Il giorno dopo facete questa cosa e poi vi ricorderete quando pregherete, vi ricorderete nelle vostre preghiere, perché questo qua è una cosa esagerata. Capo, portare questa bomba se dai Salai Force One. Edoardo, che ne dici tu? Ciro Cutolo dice, vi seguo da poco, da Torre del Greco, ma ora sono già dipendente delle vostre dirette. Grazie Ciro, grazie, grazie mille. Eccolo qua, guardate questo lo vedrete su tutti, su un mezzo mondo di menù, o di chi, perché è troppo buono, chi è della nostra cultura, lo stock, baccalà e cose, questo qua non può mancare. Ancora Lucia Colella dice, io da Roma e la sorellina da Avellino ormai non si sfugge, tutta la famiglia si è appassionata alla saga Guida. Grazie, grazie mille, un filo d'olio e che sa qua è nata bomba atomica, eccolo qua, guarda qua, non c'è. E oggi è la festa dei lavoratori, sì, ma facciamo questa festa e tramma la festa qua.
Eccolo qua. Giovanni Casetta ci saluta. Ciao Giovanni. Allora, torniamo al nostro riso. Vedete che è? Allora, andiamo a inserirci. Allora, lo soccafisso ce l'abbiamo messo. Aggiungiamo. Chiedevano se era stato aggiunto del latte nel riso. No, no, solo l'acqua di cottura dello soccafisso. Non abbiamo messo nient'altro. Ci mettiamo un poco di pecorino e di parmigiano. C'è Guglielmo Farinelli che ci saluta ancora. Peppe Nappi dice: niente di meno che mio figlio di un anno e mezzo ha imparato a dire Bugender grazie a te. E ancora salutiamo. Dagli un bacio da parte mia. Eccolo qua. Gabriella, la piccolina, la figlia di Angioletta. Sì, da Gabriella. Mercato San Severino. Ciao Gabriella, un bacino ad Angioletta. Allora. Vedete? La bella tritata. Mettiamo qua. Eccolo qua. Questo per farvi sempre ricordare che lo spreco alimentare è una cosa che non si porta nel modo più assoluto. Allora, noi dello stoccafisso, quel pezzo di stoccafisso, abbiamo la pelle da fare un brodo, si vuole fa o disidratare. L'acqua abbiamo fatto un risotto, una parte l'abbiamo fatto con le favole, una parte l'abbiamo fatto con la salata. Che non la faccio con questo stoccafisso? Ormai l'abbiamo... un stoccafisso, ma diciamo la prossima volta che Marcatti non ci venga, se no mi fai scivare. E questa deve essere la filosofia, mi raccomando. Prendiamo il coltello. Concentratevi quando preparate le cose, perché voi comprate, per questo spendete soldi. Per questo concentratevi quando usate il prodotto che avete speso tanti soldi, come poter fare per tirarne fuori tutto quello che è possibile. Che poi alla fine tante volte, scusatemi la mano e cose, tante volte quello che buttiamo esalta meglio il sapore. C'è Luigi Rescinio che dice: con tutti i soldi risparmiati grazie ai tuoi consigli io e la mia famiglia ci facciamo un regalo, veniamo da te a mangiare. Esattamente. Bravo, così mi piace Luigi. Eccolo qua. Voi avete visto, noi con l'acqua dello stoccafisso la stessa cosa si può fare col baccalà, e mi fate un piatto che a fine lo muro. Ma questo qua, eccolo qua, lo teniamo bello asciutto, perché poi domani, no, domani sta Genovese. Vabbè, lo tengo bello coperto. Infatti chiedono l'orario, se è alle 9, qualcuno dice non è un po' troppo presto. No, no, vi lascio da presto. Alle 9 tutti in moto, altrimenti a giorno non mangia la genovese. Volete fare la genovese? Cioè, ma mangiare la genovese, allora ci vuole pure il sacrificio. Scusate, ve li da fate da sta cosa. Eccolo qua. Mo lo metto in frigo, lo faccio raffreddare, lo impellicolo e lunedì faccio vedere che facciamo questo riso con l'acqua dello stoccafisso e con due scarde. Perché le ho messe da parte e c'erano, altrimenti pure senza i residui, quelle piccole scardette di pezzi che ti rimangono di solito, pure senza che le buono stesse, solo l'acqua dello stoccafisso e a fine room. Questo qua, se lo mangiamo così adesso, è un risotto che è eccezionale. Voi prendete questo, ci mettete un filo e voglio in coppa, eccolo qua, no? Se vi voglio far vedere una cosa, prendiamo il piatto. Così vi faccio rendere conto che Gianni Cavendish dice: ho già messo la sveglia per domani. Sì, allora domani mo finisco qua e poi vi spieghiamo appuntamento per dimare preciso. Mi raccomando. Allora, togliamo questo qua. Cioè, è un poco asciutto, dovrebbe essere più all'onda, ma mi serve per una... Guardate, riso col baccalà. Un po' di pesto di fave sopra. E con questo rispondiamo a Enzo Santini che diceva: il pesto di fave con il riso come ce lo vede? Eccolo qua, riso e baccalà cuffa e fave in coppa, zirlogono. Che la fa poi a tutto quanto in tuo palazzo. Eccolo qua. Guarda qua che cos'è. Scusate, che è eccezionale. Oggi ho fatto una sparata mai vista. Fuoco, bot, tricky track, di tutta di sparata. E mi fa piacere averlo fatto, facendovi vedere che giusto con
un pezzo di baccalà, di ritagli della tortiera del baccalà di ieri, un bel pezzo di baccalà di Stoccafisso di oggi. Cosa è uscito? È uscito un festival di sapori, di profumi e di intensissimo gusto mediterraneo. Eccolo qua. Allora, per quanto riguarda domani, fammi vedere la luce del tagliere, perché caro Roberto, se no mi fa una cazziata. Roberto, devo organizzarmi. Roberto, dobbiamo prendere pure quello col cassetto, perché così mi ci metti i miei coltelli sotto ed è perfetto. Vabbè, poi ci organizzeremo. Allora, per quanto riguarda domani, alle 9 dovete avere carne già pronta sul tagliere, sul dove lavorate, le cipolle già tritate o con un robot, mi raccomando, l'ho detto tutta la settimana, arriviamo a domani e dicete, ma non ce l'hai detto, le cipolle non devono essere frullate, devono essere tritate a pezzi così più o meno, vedete? Come posso fare? La punta, i pezzi così. Così si può ottenere con un robot da cucina, mettete poca cipolla alla volta e gli date impulsi per 3-4 secondi alla volta. E quello parte e lo trita, perché se ve lo dimenticate 10 secondi facete una centrifuga di cipolla e non è buono. Oppure vi mettete col coltello e ve li fate a mano. Cipolle tritate, due carote pelate, un pezzo di sedano piccolo così, due o tre pezzettini così, vedete, proprio un pezzettino di sedano, un mezzo barattolino di pomodorini, giusto pomodorini, pelato, passato, quello che tenete, ma giusto due, tanto, deve essere tre cucchiai, una decina di granelli di pepe interi, se avete la possibilità una foglia di alloro, e che se. Noi alle 9 partiamo. Con la genovese, facciamo partire la genovese, la copriamo e ci andiamo a fare le nostre cose. I signori, i maschietti a casa fanno i servizi e le signore controllano la genovese. Verso, no, 9, sì, ogni tanto ci dà una girata, tutte queste cose qua. Alla mezza rimettiamo in onda, pentola che dovete avere, già la pentola con acqua che bolle, la pasta pronta e la genovese lì. Noi andiamo in onda, ne alziamo la carne, caliamo la pasta e facciamo quest'altra mezz'ora di diretta che facciamo questa genovese, la mettiamo in, preparate un bel tegame, una pirofana, una cosa rossa, ci metti la rina, tavola pronta, a come finiamo tutto quanto e ci facciamo. Allora abbiamo due domande. Facciamo questa grande mangiata di genovese tutti quanti assieme. Due domande. Mi raccomando, a me piace molto il pecorino grattugiato sopra. Se ce lo volete mettere, procuratevi pure il pecorino, altrimenti desistete. Domande velocissime circa la genovese, quindi non utilizzare la mandolina, vero? La mandolina, se ti piace a fette sottili, viene buono lo stesso, io la preferisco tritata, non a fettine, però va bene lo stesso. Ok, e poi Giacco dice, la posso preparare domani per mangiarla domenica? Come no, okay. Quella domani la puoi mangiare domenica senza problemi, e se in più la metti in sacchetti sottovuoto, se non ci sono i sacchetti sottovuoto, in buste alimentari, si schiaccia, non so perché, si schiaccia, la congeli e la mangi fra quello che ti mangi, la mangi quando ti voglio, senza problemi. Bene, oggi è stata una giornata veramente di fare una capo di chiacchiere così, mi dispiace se c'è stato troppo logorico, logorroico, ma mi piaceva fare questa cosa con due cosine che poi potete trovare facilmente. Cosa ne può uscire fuori? Diciamo, ieri un signore mi ha detto questa è una cucina popolare. Sì, io questo dico che è una cucina popolare moderna. Per tecniche di cottura, uso dei grassi e tutte queste cose qua. Ogni tanto ci sta qualche incursione di sugni e queste cose qua, ma già ho, perché sennò diventa una monotonia. Sono piatti che potete mangiare benissimo anche se avete regimi alimentari, non vi fanno male, state sicuro a me. Pure il riso, quello è un riso bollito, in acqua bollita, non ci sta soffritto niente, non ci sta nessun fondo, non ci sta niente. Pure il riso è a filo comune per chi sta male con mal di pancia e pure. Vi saluto, buon appetito, buon primo maggio, ci vediamo domani alle 9, mi raccomando, il lotto e mezzo, macchinetta da caffè, state ben svegli alle 9. Ciao, ciao.